Quando sono spenti vanno a richiamare la forma di alcuni ghiaccioli appuntiti che se fossero veri io non lo disdegnerei, viste le temperature roventi della Spagna in questo periodo. Renault non si stanca e continua a lanciare modelli, ma lui è uno dei più interessanti. Sto parlando del Renault Rafale, la proposta di SUV coupé, anzi sarebbe meglio dire fastback della Losanga, che ha un design interessante, ma soprattutto una dinamica di guida che per le flotte è particolarmente interessante. Adesso ve la racconto un po', prima però mi invito, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al nostro canale YouTube e a commentare o lasciare un like per farci sapere cosa ne pensate del nuovo SUV fastback di Renault. Interessante a cominciare dal design, sembra molto più piccola di quello che è perché ha una lunghezza di 4,7 m, un segmento D a tutti gli effetti e ha un design molto elaborato. Qui la firma di Gilles Vidal, che ha ricreato anche la nuova Scénic e molte altre delle vetture recenti di Renault, si vede e si vede dalle sue forme più spigolose rispetto al resto. Di particolare rilievo è la Losanga dove campeggia il logo Renault, ma tutta la Losanga poi viene ripresa con questa trama un po' anidro d'ape che va a, diciamo, omaggiare le griglie tradizionali, ma vedete che c'è un effetto di blu in questo caso, o grigio se si sceglie un altro colore, della griglia che aumenta la tridimensionalità, ma soprattutto va a enfatizzare ancora di più il logo centrale. La linea del tetto, scende, ma non troppo, e questa è una scelta furba, la configurazione fastback, perché fa sì che l'auto sia molto longilinea e molto piacevole da vedere, ma dietro ci sia spazio per tutti, dopo vi faccio vedere. Dietro invece l'approccio è più minimale, i fari sono tutti sviluppati in larghezza, ma soprattutto molto lontani tra di loro. Quando sono spenti vanno a richiamare la forma di alcuni ghiaccioli appuntiti, che se fossero veri io non lo disegnerei, viste le temperature roventi della Spagna in questo periodo. Quando sono accesi invece hanno una trama molto elaborata che richiama il Tangram, è una sorta di gioco cinese con un foglio diviso in sette, molto elaborato, molto carino da vedere quando è acceso. E anche il bagagliaio non è male perché nonostante la forma coupé comunque è abbastanza sfruttabile e profondo come vano, anche se è abbastanza in alto. E come vi dicevo, anche chi è molto alto come me, che supero il 1,90 m, dietro ci sta molto comodo. Questo è lo spazio che mi avanza in altezza, rarissimo su un SUV di questo tipo, e anche per le gambe comunque non manca. L'unica cosa, il pianale è un pochino alto e quindi le ginocchia stanno un po' alte. Quello che mi piace è il bracciolo centrale Ingenus perché è stato pensato per, diciamo, rendere comoda la vita di chi viaggia dietro, quindi magari tende ad annoiarsi perché ci sono i portabicchieri che si girano, ma soprattutto c'è lo spazio per appoggiare tablet o smartphone e orientarli anche al meglio, in modo da vedere i nostri film, uno indipendentemente da quello che sta facendo l'altro e due nella più totale comodità. Bracciolo che tra l'altro aggiunge due prese USB-C a quelle già presenti qui. Altra genialata è il tetto panoramico Solar Bay che sfrutta una tecnologia dove i cristalli si muovono continuamente per ridurre l'effetto serra in estate o l'effetto ghiacciaio in inverno. Questo non vuol dire che non faccia caldo, ma comunque riduce un pochino di più, soprattutto riduce i raggi ultravioletti per una protezione della pelle. E tra l'altro si può scegliere fino a quattro configurazioni, tutto opaco come in questo momento, solo trasparente, trasparente davanti, opaco dietro e viceversa. E l'omaggio di Rafale, che dal nome richiama i tentativi di Renault nel mondo dell'aeronautica, torna qui con un piccolo aeroplanino. Inutile dire che anche davanti ci sta molto bene, ci sta molto larghi, il layout lo conosciamo bene se avete visto i video di Australia, Mégane riprende quella configurazione a L rovesciata, quindi con un primo display dietro il volante e il secondo verticale con OpenOurLink con Android Automotive, eccezionale. Io dico sempre che questo sistema è un passo avanti agli altri per comodità e gestione, tra l'altro si può gestire qualsiasi cosa, ma ci sono anche i pulsanti fisici. Quello che apprezzo è che la qualità dei materiali è molto buona, specialmente in questo allestimento Esprit Alpine, dove i sedili hanno un'impostazione più sportiva, ma il logo di Alpine tra l'altro è retroilluminato, una piccola chicca, e poi ritorna l'omaggio al tricolore francese con le cuciture a contrasto che appunto sono bianche, blu e rosse. Questa è la versione E-Tech Full Hybrid da 200 cavalli che andremo a guidare, ma arriverà in autunno anche una versione ancora più potente, la E-Tech 4x4 da 300 cavalli, plug-in hybrid, che anche quella sembra molto interessante. Partiamo dalla cosa che mi è piaciuta di più, sia da conducente che da passeggero, ovvero l'insonorizzazione. Si vede che è un D-SUV, si vede anche che è stato fatto un ottimo lavoro
proprio per tenere fuori tutti i tipi di rumori. Si sente solo un po' di rotolamento degli pneumatici in alcuni casi, magari quando l'asfalto non è eccezionale, ma in realtà anche quando entra il motore, come in questo caso, che magari stiamo andando ad andare un pochino più di potenza, comunque si fa sentire poco, ed è uno degli artefici del grande comfort che offre questa vettura. Il sistema propulsore è già collaudato, lo conosciamo già da Austral, ma qui secondo me funziona un pochino meglio, un po' per l'assetto in generale della vettura, che è più bassa rispetto a Austral, oltre che più lunga, ma in generale il design così più aerodinamico di questo tipo di carrozzeria aiuta molto. Sto parlando del full hybrid da 200 cavalli, il gruppo formato da un motore termico e due elettrici. Nello specifico il motore termico è il 1200 3 cilindri 130 cavalli con 205 Nm di coppia, i motori elettrici si dividono in quello più grande da 70 cavalli e sempre 205 Nm di coppia e poi quello più piccolo intorno ai 20-25 kW che funge proprio da starter generatore. È un sistema che abbiamo già conosciuto e che permette tra l'altro alle vetture Renault che lo adottano di avere dei consumi molto bassi, e lei non fa da meno, anche se diciamo non la sto guidando da così tanto da poter aver fatto una prova consumi approfondita, e che tra l'altro permette di viaggiare nella maggior parte del tempo in elettrico, soprattutto in città. Renault dichiara fino all'80% in città e dalla prova che ho fatto in questo momento mi sembra un dato piuttosto reale, anche quando ci troviamo non in città ma in condizioni di traffico, penso alle tangenziali congestionate che romani e milanesi conoscono molto bene, l'auto va in elettrico, procede in elettrico. La media che Renault dichiara di consumi in generale è 4,7 su 100 km, che se ci pensiamo non è niente male, soprattutto se paragonata ad auto di pari dimensioni e di pari potenza. Ovviamente in autostrada i consumi vanno ad alzarsi, a velocità intorno ai 100-110 km/h ho visto un 6 litri su 100 km, quando si preferisce sfruttare tutta la potenza, ovvero in modalità sport, che è l'unica modalità in cui si sentono effettivamente questi 200 cavalli, salgono facendo un po' divertendosi un po', insomma la media sale intorno ai 6 litri e mezzo 100 km, che comunque non è niente male, e questo la caratterizza già come vettura molto adatta anche nel segmento B2B, più questa che la versione più potente da 300 cavalli 4x4, che pure è un plug-in hybrid ma che comunque non avremo occasione di provare oggi. Altro fattore comfort che mi è piaciuto tanto sono le quattro ruote sterzanti, una cosa da cui Renault non è nuova ma che qua funziona molto bene, perché aiuta in diversi contesti. In città permette di avere un raggio di sterzata poco superiore ai 10 metri, che è buono, insomma stiamo parlando di misure di una city car e ci sono altri city car che fanno peggio. In autostrada permette di avere una migliore tenuta e soprattutto di curvare meglio e con il minimo sforzo, tra l'altro minimo sforzo dato dal servosterzo elettrico che entra, non è mai fastidioso, funziona piuttosto bene. Fattore comfort dato poi in generale dall'assetto, perché è vero che è un'auto votata, diciamo, è un'estetica quantomeno sportiva anche per quanto riguarda le prestazioni, ma qua abbiamo le sospensioni multilink di serie su tutte le versioni e fidatevi che si sente, perché assorbe molto bene le buche, assorbe molto bene i dossi e contribuisce a quella sensazione di comfort anche acustico che ho decantato all'inizio. Tutte queste cose unite anche alla trasmissione, che è la solita di Renault, la conosciamo bene, sono i primi due rapporti dedicati al motore elettrico, gli altri quattro a quello termico, permettono una guida fluida. Renault dichiara quasi come una vettura elettrica ed effettivamente quella fluidità non manca, ogni tanto va a impuntarsi un po', ma si parla di veramente poche occasioni e solo quando magari cambiamo bruscamente tipo di guida, ma per il resto permette proprio quell'esperienza quasi elettrica, no? In termini di silenziosità e di anche prestazioni in accelerazione che non sono niente male. Dico prestazioni in accelerazione perché comunque si fa sentire non tanto nello 0-100, che è un 0-100 in 8 secondi e 9, ma quanto nell'80-120, perché lo fa intorno ai 5 secondi, e questa cosa nei sorpassi autostradali si sente e si apprezza molto. Il tutto unito comunque a una formula di prezzo d'acquisto che per il segmento a cui è proposta non è niente male, quindi per come auto dedicata a chi viaggia tanto con la famiglia, perché lo spazio dietro l'avete visto c'è, non è male. Spero di poter far vedere presto delle forme di noleggio che alla fine per il mercato di riferimento sono quelle più interessanti, ma come auto
di livello, diciamo del segmento medio-alto di Renault, si fa rispettare, e tra i numerosi modelli che Renault ha introdotto negli ultimi anni è forse uno di quelli più interessanti sia per design che per dinamica di guida.